La seduta del 18 novembre. Politiche fiscali ed economiche. Comunicazioni sul maltempo. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale nella seduta del 18 novembre ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in merito alle politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione. L'assessore alla difesa del suolo ha poi riferito all'Aula sui danni causati dal maltempo in Piemonte, cui ha fatto seguito la discussione e l'approvazione di una mozione unitaria. In chiusura di seduta sono stati approvati 2 ordini del giorno per il finanziamento della linea metropolitana di Torino. In primo piano. Il presidente della Giunta, Sergio Chiamparino, è intervenuto in aula il 18 novembre sulla manovra finanziaria, sottolineando che l'intervento di rimodulazione fiscale colpisce chi ha redditi superiori ai 50.000 euro e ancor di più chi è al di sopra dei 70.000. Oltre a nuove entrate ci sarà un piano di riduzione dei costi. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi. L'assessore alla difesa del suolo Francesco Balocco ha informato l'Aula il 18 novembre che è in corso la stima dei danni delle alluvioni che hanno colpito il Piemonte. L'importo complessivo supera i 100 milioni di euro, senza considerare i danni ai privati. Dopo il dibattito, il Consiglio regionale ha approvato una mozione unitaria che impegna la Giunta a rivedere il piano regionale strategico delle opere di difesa del suolo. Thank you.